O scarpe troppo strette, o cuor sotto misura. Qualunque spiegazione non è chiara né sicura. Sta di fatto che il Grinch, la sera di Natale, s'affacciò alla sua grotta e quasi gli venne male quando vide giù in fondo brillar luci e falò, illuminando a festa l'intera Kinnunso. E disse con un ringhio che assomigliava a un raglio: «Laggiù stanno appendendo il vischio e la grifoglia. E appendono le calze, stupidi, non so chi. Domani vi è Natale, praticamente è qui. Non ce la faccio proprio. Questa è l'ultima goccia», disse tamburellando con le dita su una roccia. «Devo trovare il modo perché almeno quest'anno Natale non arrivi o mi verrà un malanno». Ne aveva già visti tanti, pensò, troppi Natali. Tutte quelle mattine che ogni volta erano uguali, coi non so chi bambini che correvano sui regali, strillando a squarciagola, baccano, urla, schiamazzi, un fracasso infernale, da diventare pazzi. E poi la festa orribile del pranzo di Natale, col tavolo imbandito in un tripudio trionfale, con tutti non so chi, dai grandi ai piccolini, intenti a rimpinzarsi di piselli e rostacchini, nonché ceci e frittelle, miele, patè e torroni, per chiudere alla grande su enormi panchittoni. Che scena intollerabile, da togliergli il respiro. Per non parlare di nausea, disgusto e capogiro. Suo snowboard, il Grinch va più lesto, ma una valanga incombe, bisogna far presto. Ha 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 ha